Ciao a tutti, io sono Frico e benvenuti sul mio canale per questa nuova serie su Cyberpunk 2077. Finalmente ci siamo. Godiamoci l'intro. Vediamo cosa dicono. Alla lotteria delle vittime di ieri è stato estratto un bel 30. 10 solo a Haywood, grazie alle guerre tra bande. Una vittima per la polizia, quindi siete fottuti, perché l'NCPD non la farà certo passare liscia. E un altro blackout a Santo Domingo. I Netrunner ci danno dentro con i buchi nella rete elettrica. A Westbrook il Trauma Team sta scrostando le vittime di un cyber psicopatico dal marciapiede. E a Pacifica? Pacifica è sempre Pacifica. Vabbè, interessante Pacifica. Il vostro stan è tutto. Prepariamoci per un'altra giornata nella città. Ok, allora io direi di cambiare la lingua in inglese. Non ho capito perché ho provato a farlo. L'introduzione non la potessi cambiare, cioè se esco dal gioco mi rimetto la lingua italiana. Però va bene così. Allora, iniziamo subito una nuova partita. Giochiamo in normale. Ok, poi eventualmente la cambiamo. Allora, seleziona il background di V. Alcuni eventi e opzioni di dialogo del gioco cambiano in base al background. Allora, nomade. Vagare nelle Badlands, saccheggiare, discariche, assaltare depositi di carburante. La vita da nomade non è stata facile, ma crescere in un clan ha i suoi benefici. Onesta integrità morale e amore per la libertà. Questa, che in pochi possiedono a Night City, la libertà, presumo, e che nessuna cifra può comprare. Allora, vite di strada invece. Dicono che se vuoi capire la strada devi viverci. Bande, fixer, doll, pusher da 4 soldi. Sei cresciuto con loro, con il loro esempio. Qua giù la legge della giungla impone che i deboli servano i forti. L'unica legge di Night City che non hai ancora infranto. Corporativo. In pochi lasciano il mondo corporativo sulle loro gambe, ancora meno con la loro anima intatta. Hai sperimentato sulla tua pelle, hai aggirato le regole, sfruttato segreti e usato informazioni come armi. In questo mondo nessuno gioca pulito. Esistono solo vincitori e sconfitti. Allora io direi che facciamo vita di strada? Sembra più interessante. Allora, saremo uomo. Allora, tono della voce. Ok, in inglese, perfetto. Allora, può cambiare il colore della pelle? Ah, ok. Tipo di pelle? Va bene. Come si ruota? Quede. Ok. Forse il 5, però è troppo pulito. Facciamo il 4. Pettinatura. Allora, QED ricordo, devo ricordarmi. Ok. 10, 11. Vediamo cosa tutto c'è, poi scegliamo. 14, 15, 16... 17, 18, 19. Ok. Ok, 39. Ho visto il 32, che era abbastanza interessante. Se no... Anche questo taglio gli sta bene a lui. Allora, colore dei capelli. No, teniamolo di questo colore. Ah, posso scegliere da un croma. Figo. Colore delle sopracciglia, lo stesso dei capelli. Colore degli occhi, vediamo cosa possiamo fare.
Allora, gli facciamo un bel... No. Marrone chiaro, dai. Anzi, dai, mettiamoli questi che tanto non si vede. Sono violetti. Allora, il naso. In realtà, ok che possiamo fare un po' di personalizzazione, ma vorrei tenere più o meno, almeno alla prima run... quanta più, come si dice, autenticità del personaggio che hanno creato, perché comunque sì, ok che è un gioco di ruolo, ma comunque è un personaggio già preimpostato. Spero sia vestito. Allora, valori predefiniti, se no è un casino. Fisico 3, intelligenza 3, riflessi 3, capacità tecnica 3, freddezza 3. Allora, vediamo cosa fa. Fisico. Determina la forza fisica pura. Oltre a permettere di aprire le porte con la forza, ogni livello fisico, a partire dal livello 3, aggiunge 5 punti salute, 3 punti resistenza, 3 ai danni con pugni e braccia gorilla, aumenta dell'1,5% i danni con le armi corpo a corpo, riduce del 6% la penalità di movimento, quindi questa comunque un po' la aumentiamo, aumenta il movimento con il nemico afferrato e la durata di presa di un nemico di 5 secondi, ok. Intelligenza. Capacità di RAM del Cyberdeck. 0,5 danni con hacking rapidi. Aumenta dell'1% la durata dell'hacking. Ok. Riflessi invece. L'1% dell'elusività. Aumenta dell'1% la probabilità di colpo critico. Aumenta di 3 i danni con le lame mantide. Ok. Quelle che sono viste nel trailer. Capacità tecnica invece. Rappresenta la competenza tecnologica. Permette di sbloccare le porte. E di usare le armi tecnologiche. Ogni livello aumenta del 5% l'armatura. Ok, freddezza. Determina la resilienza, la compostezza e l'efficacia delle operazioni furtive. Aumenta del 2% i danni critici, l'1% le resistenze, 10% danni furtivi. Ok, 0,5 velocità in cui si viene rilevati dai nemici. Aumenta di 3 i danni col mono. col monocavo. Allora, quindi io direi fare 5 freddezza. 4 tecnica, 5 fisico. Facciamo 4, 4 e 4. Così lo teniamo più o meno bilanciato. Con stealth e forza un po' più forti. Ok. Pannello biomonitor completato. Ok. Vabbè, il background l'abbiamo già letto prima. Confermiamo, andiamo avanti. Ah, ok, continuiamo. Sperando che sia in inglese. Allora, sto giocando con tastiera e mouse, quindi molto probabilmente si sentiranno un po' di tasti. Ho disattivato le musiche col copyright. Quindi dovremmo essere a posto. Ok, raddrizza il naso rotto, bevi lo shot, raddrizziamo il naso. Ah, ok, più o meno. Ok, quindi si conoscono. Bella protesi, dimmi. Ok. Che problema? Ok. E vabbè, magari gli servivano i soldi, dai. My bro jumped the joint. Deserve the hero's Hai welcome. visto. I know I fuck up, V. Non imparerai mai? You ever gonna get wise, Pepe? Please tell me your brother's doing all right. Doing his thing, you know. So, can you help? Ci possiamo provare, sì. I'll talk to Kirk, but then you're gonna owe me one. Allora, ti diamo il benvenuto a Cyberpunk 2077. Prima volta a Night City? Sì. Ti
Segui i tutorial con attenzione per apprendere appieno le meccaniche di base del gioco. Altrimenti, se hai già esperienza, puoi disattivare i suggerimenti. No, no, mi servono. Vai al database in qualsiasi momento durante il gioco per accedere ai tutorial per consultare gli argomenti più importanti di Cyberpunk. Ok. Allora. Ok. Aumentiamo un po' il FOV. Con Guast, guardati intorno. Ok, cerca Kirk al secondo piano. Possiamo parlare con la gente. Sarà. Va bene. Per ora sì, tutto bene. Vediamo un po' in giro prima di andare. Allora, vediamo qui cosa possiamo, se possiamo fare qualcosa. Penso di aver appena sprecato soldi. Sì. Ok. Inventario, cosa ho preso? Armi. Mappa, personaggio, creazione. Forse in creazione? No. Inventario. Zaino, eccolo qui. Cosa ho appena preso? Niente. Va bene. Cosa c'è scritto? Holo Bytes. Vabbè. Voi cosa state facendo? Yes? What's up? Ok. Just one of those days. Hey friend, you good? Tutto bene. Huh? Oh. Scusami. No, non si può pisciare, ok? Siamo vestiti almeno. Un po' di decenza. Mi farei un viaggetto da qualche parte per un paio di giorni. Ok. Va bene. Per adesso saliamo. Happy Hour. Jack Entropy live in concert. Ok. Ah, in basso a sinistra c'era un dialogo. Cioè, in basso a destra c'era un dialogo. Non l'hanno mostrato, vedete. Ok. Quindi non è cambiato niente in tutti questi anni. Ciao. Ok. Sarà per la prossima volta allora, dai. Cos'è questa cosa? Però lo sto rubando, attenzione, perché è rosso. Stiamo fermi per adesso. Non vorrei creare caos neanche iniziato il gioco. Ok. Che figata che lo scrive in spagnolo e poi lo traduce. Bellina come cosa. Non avete niente da dirmi voi? Va bene. Allora, andiamo da Kirk. Posso sedermi? Allora, siediti e incominciamo a parlare. Ok, grazie. Bello grosso. Ah. Ok. Chiediamoli che problemi ha. Ok. Quanto si deve? Call it a lot. Leave it at that. A cred shark with business ethics. Sounds too good to be true. Well, merry fucking Christmas. Ok, gli chiediamo di dargli un po' di tregua. Cut him some slack, will you? You pay. Just need some more time. Do I look like a priest that runs a charity to you? You borrow Eddie's, you gotta pay him back. With interest. It's common fucking knowledge. You suggesting I let a flaky cunt who can't keep a deal off the hook? No, you let him off because it's me asking. Quindi abbiamo una reputazione comunque. You know me. I'm a man of the biz. So I need to know what I get out of it.
Eviterei problemi. Ti dovrò un favore. Transactions go two ways, I get that. I'll owe you a favor. A posto? Ah, addirittura. Una macchina. Cos'è? Prendi il Quotifax. Ok. Vuoi che ne rubiamo una, vero? Sindaco Ryan. Rental service. And four? Number four will belong to my client. Just as soon as you clap it for. Ovviamente. Se lo faccio, il debito sarà ripagato. Veramente non lo sappiamo ancora, però. Ok. Whole thing simple. You swipe the Rayfield for me, I clear Pepe's account. Even toss in a cut for you, I'm such a nice guy. My man Rick works a parking structure by Embers. Okay. Where a Rayfield driver likes to kick it. There every Friday night, like clockwork. Soon as you appear, security cam shut down, gate swings up, the road is yours. Just gotta grab the Rayfield and roll out. Simple. Okay, a chi appartiene l'auto? Who's the owner? Just an Arasaka suit from across the water. Spews cash out of every hole in his body. And his name? How would I know? Why would I care? Sospetta questa cosa. Va bene. E il tuo amico? Rick? Speriamo. Allora, come faccio a bypassare la sicurezza dell'auto? How am I supposed to do this? Expect me to slide under the chassis on a skateboard for a quick hot wire? Fast and easy? Kirk, wheels like this got security systems. Good ones. Hai un... Ok, cos'è? Ah, conveniente. Quindi avevi già tutto pronto. Come on, Kirk, even you don't buy that. Kabuki's tech wizards sell more magical shit than this under the counter. Have a little faith. So, we all agreed then. A quanto pare. Farei meglio a mantenere la parola. Best keep your word, Kirk. Easy, V. Job's gonna pad your wallet too, you know? Head to Embers in the Glen. Rick's in the garage. Ok. Perfetto. Allora, gli obiettivi sono segnati, vabbè, col punto esclamativo. Posso saltare tipo qua? No. Perales. Perales, Ryan, suits from the same circle. Cosa c'è la TV? Ok. Allora, ci sarà un bel po' da censurare, presumo. Apriamo. Voi? Non credere che ti stringa la mano. Va bene, io volevo solamente parlare, però ok. Lui è là. Sì. Figurati. Questo rumore di gatto. Cybernetic guard comes to the pirates' children. Talk to the people in Santo. Tell them to be ready. Ah, sono già qui. Yes, padre. Ciao. Well, who do we have here? È un prete. Didn't know you were around. Non sei cambiato per niente. Best in the bar. Haven't changed a smidge. No one calls me by my name anymore. Almost forgotten how it sounds. How are things, padre? The same. Haywood. Nothing ever changes here. Okay. I'd rather hear about you. Sono tornato qualche settimana fa. Corpo nel bagagliaio. Haywood non è cambiata per niente. No place like home. Sì, okay. Sono tornato qualche settimana fa. Atlanta, a few weeks ago. See you got a good down home welcome. How was it back east? Tell you later. Got something on my plate. How about you fill me in now? We'll give you a ride. Ah. Okay. Dove mi siedo? Dietro? Davanti? Dietro? Ok.
where to? The Glen. Drop me off at Embers. Front door? Take the ramp, back of the bar. Show you where to stop. You heard it, Marcus. Allora. Sì. Sarà un episodio un po'. Un po' lento. Ovviamente sarà l'introduzione. Tira avanti. Pick up something here and there. Nothing major. But I'm getting by. Appreciate the concern. So. Atlanta didn't turn out like you expected, huh? Non proprio. As you can see, I'm back. Been better there, wouldn't have left. In effetti. We'll work out for the best. Scommetto che tu avrai qualche lavoretto per me, vero? Chi è questo? Ah, bene, cominciamo subito bene. Stop the car. What's going on? Business. You carry? Non lo so. Sono armato. Sebastian Ibarra. Looks like it's my lucky day. Ah, ciao. Come stai? To settle our biz once and for all. Got an offer for you, Patty. So listen up. Get the fuck out of Vista. Pull your boys off the street. Ah, spaccio quindi. I'll give you the Glen. Done deal. Soldato della sesta strada. See how generous I can be. Okay. Well, Patty, what's it gonna be? Lo sai con chi stai parlando? Fucking word. Stay out of this. I don't know you. And I don't know you. Which means you're worth shit around here and capable of even less. Well, anything else? It seems our conversation has come to a close. Careful, Padre. Never know who's got a barrel at your six. You neither, shit bucket. Va bene. Marcus, ciao. Please. Hai visto. So many of the little shits left around here. Their spines go soft when they look down a barrel. Chi era? Glielo chiediamo, sì. No one important. Ok. Gone in a week's time. Another will come in this place. He pulled iron on you. He did. And he will pay for doing it. Onesto. Here. Right here. I'll just drop down below. Here, before you go. Okay. You know, could be useful. Maybe we can also work together again. Take ourselves back 2 years. Ci si può provare. Thanks, Padre. Grazie per il passaggio. Ok, ho abbassato un po' le ombre e adesso sembra andare meglio. Vediamo un pochino. Va bene? Non posso fare niente di qua? Prendi l'ascensore per il garage. Ok, ogni tanto sto controllando anche la registrazione perché... devo vedere se è tutto a posto. Ingresso. Vediamo se posso parlare con questo, ad esempio. Corpo Thieves Must Dive. Non posso prendere niente. Ok. Vabbè, è già qua. Andiamo al parcheggio. Mi sta chiamando Kirk. Rispondiamo. Ciao. Sono arrivato. Figata che c'è in alto a sinistra. E la quota funziona, no?
che c'è in alto a sinistra la, il video di chi ti sta chiamando. Questa non si apre. Questa nemmeno. Vabbè. Potresti, sì. Sei Rick? Sono proprio io, sì. 20 minuti, ok, grazie. Posso entrare nel tuo... No, è rosso. Ho 20 minuti. Trova la Rayfield. Kirk, I see the ride. Ok, ah, eccolo lì. Vediamo, funzioni. Hackera la serratura, proviamoci. Ah, funziona. Aspetta. Allora, adesso devo guidare con la tastiera. Quindi... Bene. Sta andando? La sta creando. Che figata. Ok. Oh oh. Calma. Ok. Easy. Nothing personal, compa. Just biz. Rayfield's mine. What? Man, never heard of thieves' honor. Finders keepers. I was first. Listen, only one or two ways to do this. Friendly or fucked up. Okay. The ending's the same. I'm taking the car. What are you doing? Get you got us? Ah. Così arrivano, driftando. Senti, potresti... Potresti salire in macchina, grazie. Ci hanno incastrato? Ok, calmi. Non posso muovermi. Ok, lui è quello dei trailer. Lavoreremo molto con lui, a quanto pare. No, no, io non so nessuno. Non posso dire lo stesso della tua. Quindi ci conosce. E ora? Finisce al fresco, che pensavi? A meno che non ci salvi qualcuno, siamo fregati. Beh, per un tentato furto, se c'è qualcosa di peggio, ha ragione. Ah, chi sei? Forse il proprietario della, della macchina. Ehi, quello chi è? Ah, figo. Ok, vai via tu che mi fai paura. C'è bisogno? A quanto pare sì. Di nuovo il naso. Perché non siamo morti? Honestly, for a sec there, things looked iffy. Wasn't sure we'd worm out of that alive. Stins non lo farebbe. Stins wouldn't do us like that. You sure about that? Mm-hmm. He's Hayward born, bred, and grown like us. Hates suits as much as you do. A quanto pare. What he had to do. That's it. If I hadn't come, you'd be cruising Night City in sexy wheels right now. Eh già.
Dubito comunque che avrebbe funzionato. Beh, sì, in effetti mi avrebbero fermato prima. Job was toxic from the start. Even Kabuki under the counter magic can't get around an alarm like that. Should have known I'd have the PD on my ass. So, maybe now, as God ordained. Jackie Wells. Ok. Solo Vissi. I know you. You hang at the Coyote. Brainwash. Wells? Mi suona familiare. Wait, Wells? Like Mama Wells. Thought I'd recognize the name. She's my blood, all right. Coyote's her dive. It's strange you and I never met before. Ok. In effetti è lì che ho avuto questo lavoro. Got the job to steal those wheels at the Coyote. And Kirk. You work with that sewer slug? Pepe wasn't big. Siamo costretti. Non è che volessi lavorare. Gotta wonder about Pepe letting slimy Kirk boss him around like that. Heard what they say. He's backed by cartels. Cartels? No, no, listen. I know those cartel types, and I guarantee you. Ok, quindi si fa solamente grande a quelli che non sanno le cose. Ok, quindi andiamo a pestarlo. Let's go have some lunch. Ora siamo diventati amici? Just like that? In effetti. Not so long ago. You help my homies. You're okay in my book. No harm, no foul. None at all. Va bene. Getting one of my good feelings. About what? About us. It's a kind of chemistry, you know? Sarà, se lo dici tu. Come on. Andiamo, sì. Fucking starved. Arif. Okay. Food it is. Let's go. Stanley here with you, and we got another day ahead of us. Ah, è un video, okay. City of dreams. Ooh, I love this town. Love it like you might love a mother who put you out on the steps of an orphanage once and now stops you to ask if you got a smoke for her. Every new day here means. Ah, hanno incominciato a fare lavoro insieme. Ok. Con le texture ci hanno messo un pochino a caricare. Però va bene così. Morto quello. Ehi. Ok. Vabbè, roba pesante. Quindi ci fanno già iniziare a un mid game. Cioè nel senso metà storia. Ok, abbiamo il nostro appartamento. Pistola. Bene. Sì. Chick we're looking for somewhere in this building. Probably crawling with the pendejos that kidnapped her. Japantown, 6 mesi dopo. Open, right? Ok. Speaking of which, got you a little something. Uno shard di addestramento. Shard. Ok, quindi tipo un'espansione. Down for some target practice in VR? Tutorial. Sì. Sure. Why the hell not? Ci serve. Ciao. Let's begin with basic combat training. This session will be recorded for subsequent evaluation. Addirittura. Ehi, aspettami. Ok, la scivolata. Va bene, adesso incominciamo a cliccare tasti, quindi. Ah sì, quindi mi danno dei punti extra se sono bravo. Aspetta, arriva, arriva. Dimmi. Because at militant.
Man, Militech can't encrypt for shit. But they clearly got drill and jarheads in their blood. Now, Station One, you maggot! Move, move, move! Hope you're ready to bust ass through this fascist playground. Allora, inizia l'addestramento. Let's blast through a tactical target practice program. You know, a little warm up. Ok. Prendi. Ok. Allora. Aumentiamo un po' la difficoltà, sì. È comunque semplice per adesso. Ok, mitra. Scusami, hai ragione. C per abbassarti e nasconderti dietro un riparo. Attacco corpo a corpo rapido. Che figata. Ok. Reanimator. Prendi. Ok, premi X. Va bene? Sì, sono pronto. Ok, posso cambiare arma? Quindi la pistola fa più male. Ok, rimaniamo coperti. Ricarichiamo tutto. Aia. Maledetti. Devo cambiare. Ok, da qua ti prendo. Ok. Fatti vedere. Pam pam. Ok. Curiamoci. Ok. Vabbè, spara spara è abbastanza facile. Vediamo le cose interessanti. Avvicinati alla finestra. Tieni premuto Tab per attivare lo scanner. Gli oggetti relativi agli incarichi sono evidenziati in oro. Scansiona due di questi oggetti. Ok, come si fa a scansionare? Hacking Z. Sì. Ah, solamente tenendo per... Ok. Allora, il pericolo è evidenziato in rosso. I dispositivi hackerabili sono evidenziati in verde. Gli oggetti interattivi sono evidenziati in blu. Per uscire dallo scanner. Ok. Quindi... Con un cyberdeck installato, il tuo scanner fornisce un'interfaccia aggiuntiva di cui selezionare, da cui selezionare gli hacking rapidi relativi al bersaglio. Usa distrae i nemici per distrarre la guardia. Scorre la lista degli hacking rapidi disponibili con Q. Ed è... Ok. Quindi F esegui. Distrae i nemici. Ok. Good. Avvicinati furtivamente alla guardia. Afferra. Capo non letale per adesso. Ah, puoi trasportare anche il corpo. Lo devo nascondere. Ok, un cestino, un casonetto. Allora, puoi nascondere i nemici morti e privi di sensi in alcuni luoghi. Ciò ti aiuterà a evitare di farti scoprire dagli altri nemici. Ok. Ce lo butto dentro. F lascia. Ok. afferra. Prova a eliminarlo con stile. Uccidi e nascondi il corpo. Ah. Ok. Era quello che intendevi, vero? Sembra di sì. Have fun.
Ok, controlli telecamera. Pronto, esegui. Ok, gli hacking rapidi più avanzati permettono di sfruttare a proprio vantaggio l'ambiente circostante o i nemici. Mentre controlli attivamente una telecamera o una torretta, puoi eseguire hacking rapidi anche su altri dispositivi e nemici. Robot. Violazione di protocollo. Ok, sequenza richiesta da caricare 55. Allora, aspettate. Per caricare il demone Spezza Ice dovrei ricrearne la sequenza di codice selezionando i caratteri della matrice codice. I caratteri selezionati sono visibili nel buffer. Ok. Quindi 55, 55, BD, 55. In che senso? Detona la granata. E quindi li ammazzo. Non sta succedendo niente, non preoccuparti. Per uscire dalla visuale della telecamera, premi C. Just needed to shut your brain down and follow orders. In true Militech fashion. Not too shabby. Adesso? Algorithms put you on a decent run. Got additional modules if you want to hone any other skills. Or you finish up. No, sì. Finiamo il tutorial. The street's not going to give you any hints or second chances. Furtività. Inizia. Right. So first, let's shape up those stealth skills. Ok. Cosa dovrei fare? La pratica rende perfetti. Tieni premuto Tab per usare lo scanner. Contrassegnare un bersaglio. Tac, tac, tac e tac. Ok? Ah, e adesso li vedo, ok? Nemici neri della tua presenza seguono le loro routine. Zona ostile. Ok. Quando entri nel campo visivo di un nemico, il suo indicatore di allerta inizia a riempirsi. Trova un riparo per evitare di farti scoprire. Find cover, quick. Nice. Now, ok, muoviti lentamente verso l'uscita. Stay out of sight. Ok. Abbastanza semplice per adesso. Erano un po' tonti, però. Va bene così. Allora, tieni gli occhi aperti per i sistemi di sicurezza come le torrette e le telecamere di sorveglianza, che possono far scattare allarmi e attirare i nemici verso la tua posizione. Allora, se conoscete il mio stile di gioco, io non sono molto bravo con lo stealth, quindi sicuramente qua faremo putiferi esagerati. Allora, usa lo scanner. Ok, contrassegna. Adesso ci fai entrare, no? Non posso sempre hackerarle. Ui. Raggiungi l'uscita senza farti rilevare dalla telecamera. Le telecamere ostili in grado di rilevarti hanno dei raggi a scansione arancioni, mentre quelle amichevoli hanno raggi verdi. Le telecamere... Aspetta, ti rilevano se entri nel loro campo visivo, ma non acquisiscono i suoni. Ok, quindi posso camminare con le telecamere. Non c'è bisogno che io sia fermo o correre. Ok, combattimento avanzato. Inizia l'addestramento. Sì. Ci proviamo. C per abbassarti, muoverti silenziosamente. Quando ti abbassi puoi muoverti silenziosamente. Ok, afferra. Ah, ovviamente. Allora, i nemici di livello molto più alto del tuo, indicati con l'icona del teschio, possono liberarsi facilmente dalla tua presa. Sconfiggerli è estremamente difficile, perciò procedi con cautela. Ok. Ok, that'll do. Now maybe we find someone closer to your weight class. Va bene, para. Per eseguire un attacco rapido. Schiva, AD. Ah, ok. Se paro non posso attaccare, quindi.
Per eseguire una combo di attacchi rapidi, premi il tasto del mouse mentre stai eseguendo un attacco rapido precedente. Ok. Ha, ha, ha. Ok. Tieni premuto per caricare un attacco potente, quindi rilascia per eseguirlo. Vabbè. Allora, attaccare continuamente un nemico consuma la tua resistenza. Gli attacchi rapidi e quelli potenti hanno costi di resistenza diversi. Il tuo livello attuale di resistenza è mostrato con una barra gialla nella parte in alto dell'interfaccia. Ok. Nella parte in alto dell'interfaccia, la barra gialla. Ok. Il nemico è in posizione di guardia. Colpiscilo per vedere l'effetto dei tuoi attacchi su di lui. Ah, eccola lì la resistenza. Vabbè, io lo spingo e lo picchio, no? Boom. Gli attacchi rapidi non danneggiano i nemici che parano, solo gli attacchi potenti possono rompere la loro guardia. Ho notato. Uno. E poi si va di attacchi leggeri. Che non ho preso, ok? Ehi, 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 calmo. Per usare la guardia, ok. Quando subisci un attacco mentre pari, consumi la parte della resistenza. Se la resistenza raggiunge lo zero, la tua guardia verrà rotta. Ok. Gli attacchi potenti dei nemici possono rompere la tua guardia, nello stesso modo in cui i tuoi attacchi potenti possono rompere la loro. Vabbè, ci sta. Ok. Devo farmi rompere la guardia? Vabbè, colpiscimi, dai. Sei contento? Para due attacchi potenti. Ah, ok. Uno. E due, ok. Contrattacca un attacco nemico due volte, ok. Per contrattaccare premi il tasto della parata subito prima di subire un colpo per deviare l'attacco o rispondere automaticamente con un contrattacco. Ok. Va bene. Schiva gli attacchi, tre attacchi nemici. Per schivare nella direzione che desideri. Ok. Più o meno. Ha un po' di tracking, però. Ehi, è morto. Usa tutte le tecniche che hai imparato per neutralizzare il nemico. Ok. You've done well in mastering the way of the fool, young apprentice. I can teach you no more. This is the part where you face your final test. Cosa sta facendo? Ok, l'ho spento. Katana? Ok. Le tecniche di combattimento corpo a corpo che hai imparato possono essere usate anche con le armi corpo a corpo come la katana. Ah, sto sanguinando. Allora, hai a disposizione una serie di armi e di un cyberdeck. Ora affronterai una serie di nemici che hai già incontrato durante l'addestramento. Neutralizzali nel modo che preferisci. Come si è occupato della katana? Vieni qua, che ti taglio tutto, vieni. Ok, ho già capito come funziona. Perfetto, ho completato tutti i quattro moduli. Va bene, grazie. Ok ragazzi, io direi di chiudere qua l'episodio prima di tornare alla parte principale, perché presumo che poi non ci sia una pausa dato che poi dobbiamo partire subito. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, sempre qua sul mio canale. Ciao a tutti.
Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e lasciate un mi piace. Noi ci vediamo sempre qui sul mio canale con il prossimo video.